sono usciti e mi hanno detto: vostra figlia è morta. Due giorni. Lunedì, martedì, giorno 28, mia figlia è morta. È la giustizia italiana che non esiste. Un processo da quanti anni è durato? 10 anni. 10 anni. La causa è in prescrizione. Io non esco, non vado a fare la spesa. Io non ho il coraggio di uscire. Ho paura. Io vivo con mia figlia, che me l'hanno tolta. Vivo con i sogni, poi si ricomincia, perché chiaramente, parlando di Maria, me la vedo piena di sangue, no? Vedere una figlia dopo 2 giorni morta. Sono stata fortunata, ho trovato un giudice che, ringraziando Dio, mi ha fatto ogni martedì del mese, mi faceva, perché essendo che erano 25 medici sotto inchiesta, ogni martedì lui mi faceva l'udienza. Ho avuto delle strillate perché diventavo isterica. Mi sono comportata scostumatamente davanti al giudice. L'ho fermato vicino all'ascensore, gli ho chiesto scusa e lui mi ha detto: per una figlia si fa questo e altro. Ho messo cartelloni per tutti i posti. Li ho messi a Napoli, li ho messi a Caserta, li ho messi a Santa Maria, proprio perché volevo giustizia di mia figlia. Ho sempre firmato la mamma Mastroianni Maria Rosaria. Non ho mai mancato a non metterci il mio cognome. Sapevano che ero io che mettevo i cartelloni perché volevo giustizia. Il giorno che è stato fatto il processo stavo davanti, il giudice si è ritirato. Tutto un tratto mi ha fatto chiamare che aveva già fatto la sua decisione e aveva condannato a tutti, a 4 di loro. Poi sono cominciati che gli avvocati non si presentavano. Una volta per una cosa e una volta per sciopero. Ecco, perciò si è portato. Poi è cominciato l'appello a Napoli. L'appello a Napoli si ricomincia di nuovo. Si ricomincia a discutere, si ricomincia sulla stessa cosa. L'appello è finito che questi due di Marcianise sono stati esonerati dal processo. Quindi anche l'appello finisce con 2 condanne. Con 2 condanne, sì. Arriviamo in Cassazione. Mandavano delle PEC per di casa a muovere, che è morto una guaglione 36 anni con un figlio. Che facciamo? Facciamo in prescrizione. E così è andato. La causa è in prescrizione. Stesso lui ha detto che ci deve essere la causa civile. Voglio che mia figlia riposi in pace. Io non l'ho potuta più vedere dal giorno 28 che è morta, che mi hanno tagliato 2 capelli e che tengo qua. Io la giustizia non l'ho potuta vedere, anni durissimi. Allora, se non fosse per questo piccolo cane che tengo, io sto sola. È vero, ho altri 2 figli. Solo se li metto la testa sul cuscino, mi ripassa tutto davanti. Mia figlia non esiste, è come una ragazza di 36 anni, ma non è solo mia figlia, perché ce ne stanno tanti, che non hanno la possibilità di pagare
di portare avanti una causa. Io se combatto, sì, è per mia figlia, soddisfazione, dice, che le cornuti sono chiuse in galera. Io stonga all'ergastolo a vita. A Dio e loro l'hanno fatta fatica fino a mo'. E stanno continuando a lavorare.